Una striscia di sangue senza fine. Le strade della provincia di Salerno si confermano, dati alla mano, fra le più pericolose della Campania. E ancora una volta è la SP-175 ad esigere un pesante tributo in termini di vite umane. Questa mattina, intorno alle 10.30, il 54enne Davide Volpe, originario di Battipaglia ma residente a Ponte Cagnano, a bordo della sua Lancia Libra si è schiantato frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con una Ford Focus. A bordo dell'altro veicolo, un 57enne di San Vito di Monte Corvino Pugliano. Uno scontro che non ha lasciato scampo a Volpe, deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118. I sanitari della rianimativa della Croce Azzurra di Licinella e dell'Humanitas non hanno potuto far altro che constatarne la morte. I carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Luca Geminale, hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. Quel che è certo è che sulle strade della provincia salernitana si conta un'altra vittima in quello che è diventato un macabro rendiconto per un'arteria, la SP-175, già teatro di altri gravissimi incidenti costati la vita a tanti, troppi automobilisti. Inutili al momento le continue richieste di implementare la sicurezza per chi la percorre.